Siamo a Pesaro, al carcere di Villa Fastigi, e con noi c'è il regista e attore anche in questa occasione, Silvio Castiglioni, per una rappresentazione teatrale per la Giornata Nazionale del Teatro. Sì, la Giornata Mondiale del Teatro. Sì. Che sarebbe in realtà domani, ma qui l'abbiamo anticipata oggi. È una celebrazione che da qualche anno si svolge, diciamo così, per sostenere le necessità di quest'arte, di questo diciamo luogo di incontro, no? Che è il teatro. Lo spettacolo che facciamo oggi, vogliamo parlare di quello? Certo. Si chiama L'uomo è un animale feroce. Non c'è niente di meglio che festeggiare il teatro facendo uno spettacolo in un luogo particolare come questo. Il titolo è un verso di Nino Pedretti, che è anche l'autore dei testi che io poi ho adattato. Nino Pedretti è famoso per essere un grande poeta in dialetto romagnolo, ma oggi facciamo uno spettacolo in italiano, italianissimo, anche perché lui non solo amava scrivere in italiano, ma era un linguista, conosceva benissimo l'inglese, traduceva dall'inglese, conosceva il tedesco, insomma, era un poliglotta e un intellettuale di statura internazionale. In questo caso sono monologhi che lui aveva scritto per la radio, la RAI, che gliel'aveva commissionati, ma diciamo poco dopo lui morì e quindi ne scrisse tanti, un'ottantina in pochi anni, e sono rimasti nel cassetto sostanzialmente. Sono stati recuperati da, lui è morto nell'82, sono stati recuperati da poco, pubblicati, qui ci sono tra l'altro presenti oggi i curatori dei volumi che li hanno presentati al pubblico. Io ne ho scelti 8-9, diciamo, e li ho messi in scena. Ecco, sono ritratti abbastanza forti, precisi e belli, divertenti, a volte amari anche, di ognuno di noi in qualche modo. Da qualche tempo in qua ho messo in giro la voce che ho una terrazza. Tutti in ufficio hanno qualcosa, Poletti ha un cane. Alex, uno di quelli grossi tedeschi che ti fanno cadere se ti capitano fra le gambe. Tinelli ha una merla. A volte in ufficio fischia dei motivi e dice che sono quelli che canta la merla, tale e quale. Ma dai, tale e quale. Oh, perfino Luigi, il commesso, ha una cosa importante di cui parlare. Luigi ha l'allevamento dei topi. Oh, dice... Sono topi di intelligenza superiore, li vendo ai laboratori di ricerca, alle università, persino ai circhi. Insomma, tutti hanno una cosa importante di cui parlare, una cosa che li tira fuori dal tran tran. In questo modo io un giorno ho inventato di avere una terrazza. Credo che siano... Lui tratteggia un po' alcuni elementi della biografia comune, frustrazioni, sogni, desideri. Problemi che abbiamo un po' tutti, penso. Sì, problemi che abbiamo un po' tutti, ecco. Ci sono figure straordinarie di maschili e femminili che io interpreto tranquillamente, perché la scrittura di Pedretti ci permette di unificarli un po' in una specie di interpretazione, diciamo così, polifonica. Io in questo modo presto la mia voce a tutti i personaggi dello spettacolo. Quindi noi in questi personaggi un pochino ci possiamo anche identificare? Assolutamente sì, per esempio bisogna notare che ha una capacità straordinaria, per esempio, visto che l'intervistatrice è una signorina, che ha una capacità straordinaria nel ritrarre proprio il carattere femminile. Uno dei monologhi si chiama Una donna romantica, per esempio, no? Io sono nata. Il mio tempo era un altro. Il tempo a cui sento di appartenere è un tempo di sentimenti, mentre questo è un tempo di cose. Quanti gesti devo fare in una giornata, quante cose mi stanno addosso, mi tormentano, mi schiavizzano, e io dove mi rifugio? Ma forse avranno ragione loro quando dicono che io sono sfragato. Io vorrei essere nata al tempo della castellana scalza, avere un amante, e per vederlo vorrei rischiare la vita. E se lo vedessi e se morissi come la castellana scalza, sarei che terribile tutto quel sangue versato dal mio corpo che ne ha così poco. Chiamerei però
una rosa col mio nome, e almeno avrei avuto un destino, per quanto triste e terribile, ma così io ho il destino di spazzare, cucire, andare in un... E poi lo vedrete, lo ascolterete e sentirete quanto in realtà lui è capace di entrare dentro l'anima, ma una parte di donna romantica ce l'ho anch'io. Beh, ce l'hanno tutti, certo. Sia una parte femminile che maschile, poi si accentua più una o l'altra rispetto al sesso di solito. Ah sì, in qualche modo sono tratteggia elementi che sono quasi indifferenti al sesso, perché ognuno di noi sogna una vita un po' diversa da quella che poi gli è capitata, dai, diciamo così. Infatti, invece l'idea di fare questa compagnia teatrale come nasce? Di farla qui nello carcere? Farla qui e anche in generale. La facciamo qui perché Vito Minoia del Teatro Enigma, che da anni lavora in questo carcere e che quindi pratica, diciamo così, il teatro con un gruppo di detenuti, ha ritenuto importantissimo festeggiare anche qui dentro la giornata mondiale del teatro e quindi portare questo spettacolo che lui ha visto un paio di mesi fa a Rimini, ha detto sarebbe bello portarlo nel carcere di Pesaro. Bisogna anche dire che la famiglia di Pedretti, l'autore dei testi, è pesarese, perché poi Pedretti è vero che nasce a Sant'Arcangelo, ma la moglie è di Cagli o di Acqualagna, una Conti, la famiglia, la vedova e i figli, qui è presente tra l'altro Anna Maria Pedretti che è una delle figlie, vivono a Pesaro, quindi lui ha insegnato Urbino, quindi diciamo che siccome l'autore dei testi che io ho portato in scena è mezzo romagnolo e mezzo marchigiano, ci sembrava bello portare questo spettacolo dentro il carcere di Pesaro. Va bene, noi la ringraziamo e adesso guarderemo lo spettacolo con gran curiosità. Bene, grazie a voi di essere venuti.